Pronto? Buongiorno, Biblioteca San Matteo degli Armeni. Il libro di oggi è L'ultimo scalo del tramp steamer di Alvaro Mutis, edizione Adelphi. Resti in linea. È a Helsinki che il narratore vede per la prima volta il tramp steamer, un cargo mercantile sudicio, semidistrutto, con il nome mezzo cancellato. Un relitto che gli ispira una solidale simpatia e che riapparirà nella sua vita, in Costa Rica, in Giamaica. Casuale come gli incontri con il cargo è quello con il suo capitano, Jon Iturri, e sotto il segno delle coincidenze nasce un'amicizia che spinge Jon a raccontare la sua storia. Contattato dal libanese Abdul Bashur e da Macroll il gabbiere per la gestione del tramp steamer, egli accetta a condizione di vedere prima la nave e di parlare con la proprietaria, sorella di Abdul. L'ultimo scalo del tramp steamer è il terzo romanzo tradotto in italiano di Mutis, scrittore e poeta deceduto nel 2003. Le opere di Mutis hanno ispirato la canzone Smisurata preghiera di Fabrizio De André. Ci sono tanti modi di raccontare questa storia. Quanti ne esistono per narrare anche l'episodio più insignificante della vita di chiunque di noi. Potrei cominciare da quello che per me è stato l'epilogo della vicenda, ma per un altro protagonista dei fatti non fu forse che l'inizio. Ciao e al prossimo appuntamento con Segna il libro.